cerco solo te, mio Signor, perché solo tu dai gioia al mio cuore. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amor. Cerco solo te, mio Signor, perché la tua grazia rimane in eterno. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Perché mi coroni di misericordia, si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, come un tenero padre sei verso di me, mio Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi è un giorno bellissimo, dove ci sono due occasioni bellissime e ci sono dei bambini bellissimi ed è una giornata bellissima e siamo tutti belli. E allora, perché vi sedete? Perché vi sedete? Bambini, alzatevi. Bambini, alzatevi. Alzate, alzate. E allora dobbiamo ringraziare il Signore per questo, perché oggi è la Santissima Trinità. È un mistero così bello, così grande. E oggi 11, siete 11? Vedo male? Vedo bene? Siete 11. 11 bambini riceveranno per la prima volta nella loro vita Gesù che si fa Eucaristia, si fa pane. E allora veramente è tutto bello, veramente dobbiamo ringraziare il Signore per questo giorno così bello. Ci vogliamo preparare a questo evento ponendo tutta la nostra persona davanti a Gesù, sapendo che quando Gesù entra nel nostro cuore fa tante cose belle. E allora, fratelli e sorelle, tutto il mistero di Dio è espresso in una sola parola: amore. Facendo appello a questa identità di Dio, presentiamo a Lui la nostra vita con tutte le sue fragilità, certi della sua infinita misericordia. Bambini, chiniamo il capo e chiediamo perdono. Fratelli e sorelle,
Oggi la nostra comunità si è riunita in festa per accogliere con gioia un gruppo di fanciulle e di fanciulle che faranno la prima comunione. Per alcuni anni noi catechisti li abbiamo accompagnati nel processo di formazione alla fede e siamo convinti che l'insegnamento catechistico impartito sia stata una preparazione per poter partecipare al sacramento dell'Eucaristia. Perciò, insieme ai loro genitori, li accogliamo e ci impegniamo a partecipare con loro alla comunione del corpo del Signore. Chiacchio Alessia, D'Antonio Filomena, D'Antonio Teresa, Fontana Simona, Galluccio Ludovica, Grazioso Patrizia, Lofredo Manuel, Lupo Liciro, Migliaccio Anna, Pezzella Pasquale, Pietro Luongo Agnello. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù, nei cieli e quaggiù sulla terra. Non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti darà per sempre. Parola di Dio. Questo beato il popolo scelto dal Signore. Beato il popolo scelto dal Signore. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo del Signore. Dalla parola del Signore furono fatti cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Beato il popolo scelto dal Signore. Ecco l'occhio del Signore e su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore. Questa è la seconda. Fratelli. Ecco qua. Dalla lettera di San Paolo Apostoli ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Bambini, vi faccio una domanda molto 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 bella. Secondo voi Dio, chi l'ha creato? Chi è che mi risponde? Ai più grandi, Dio, chi l'ha creato? T'ha suggerito. Ha detto una cosa bellissima. Tu sei il figlio di Gelsomino. Bravo. Dio è sempre stato. Perché bambini, fratelli e sorelle, se uno di noi, uno solo di noi, potesse dire, anche il più grande scienziato del mondo, potesse dire: Dio è, Dio è stato creato così. Bene, noi dovremmo dire che lo scienziato che ci ha detto questo è più grande di Dio. E voi sapete che tutti gli esseri umani non possono essere più grandi di Dio. Perché? Perché siamo limitati. E perché siamo limitati? Perché se Dio me la manda buona, riesco a superare questa giornata. Se no, si è deciso, io posso essere il più grande scienziato del mondo, ma toglierò il disturbo. Cioè, io non sono padrone di nulla. E allora bambini, Dio, noi non possiamo mai, mai, mai dire chi l'ha creato. Possiamo gustare di quello che Lui è. E come lo gustiamo? Vedendo tutto quello che ha fatto, vedendo i miei genitori,
vedendo le persone che amo, vedendo me stesso, vedendo noi stessi. E diciamo: Dio mi ha creato, Dio è bello, Dio è grande, Dio è magnifico. Oggi c'è il mistero della Santissima Trinità. Bambini, un'altra domanda. Secondo voi, adesso se stiamo sulla spiaggia, se siamo sulla spiaggia e prendiamo un secchiello, non me ne vogliono le catechiste, non me le vogliono. Sciogliete queste mani, state un po' più sciolti, non vi preoccupate, non succede niente. State più sciolti, quando poi il momento lo fate. Secondo voi, se noi adesso prendiamo, anche voi state attenti perché si parla ai bambini, ma attenzione, è più difficile parlare ai bambini che ai grandi. Secondo voi, se un bambino, se uno di voi prende un secchiello e sulla spiaggia riesce a mettere il mare dentro, tutto il mare, se noi facciamo una buca sulla spiaggia e andiamo verso il mare e prendiamo un secchiello e lo riempiamo, secondo voi riusciamo a mettere tutto il mare? Sì o no? E perché? Perché il mare è grande rispetto alla buca. La buca può essere un metro, due, dieci, cento metri. Il mare è chilometri e chilometri e chilometri. È impossibile, noi diciamo, è impossibile mettere il mare in una buca. Bene, adesso è più grandi. Attenzione a non essere mai superbi a dire Dio non esiste. Dio è talmente grande che è impossibile noi che siamo una buca, che abbiamo una mente per quanto possa essere eccelsa, una mente così piccola, a capire Dio, che è il mare, che è l'immenso, a capire Dio. A volte mi viene da sorridere, io penso che stiamo parlando a tutti i credenti, allora il problema non sussiste. A me mi viene da sorridere quando sento, ma Dio non esiste, dicala. Ma la domanda dei bambini, questo veramente l'ha fatto Sant'Agostino. Sant'Agostino un giorno voleva capire la Trinità, no? Bambini, noi crediamo in un Dio uno e trino, Padre e Spirito Santo. Sant'Agostino camminava sulla spiaggia con i suoi discepoli. Dio, uno, trino, Dio, ma chi sei? Ma io ti devo capire, ma io ti devo così. A un certo punto vede un bambino che fa una buca sulla spiaggia e domanda al bambino e gli dice: bambino, ma che cosa stai facendo? Io voglio mettere il mare in questa buca. E Sant'Agostino, uomo di pensiero, incomincia a dire: ma com'è possibile mettere il mare in una buca? Bene, capisce, dice: ma com'è possibile capire Dio? Come noi vogliamo capire Dio? Allora che cosa succede, bambini? Succede che Dio, noi non lo possiamo comprendere fino in fondo, ma Lui fa un qualcosa di molto bello. Si rivela, bambini, e si rivela e si fa conoscere, e per rivelarsi si fa umile. E come fa a rivelarsi? Lo sapete? Voi adesso, questo è un giorno importante per voi. Come fa? Voi chi adesso prenderete nel vostro cuore, nella vostra anima? Chi? Dio. E Gesù chi è? Siete un po' più, non vi preoccupate. Dio. Allora che cosa fa Dio? Dio che non lo possiamo comprendere mai. Che cosa fa? Per un atto d'amore si fa comprendere. Attraverso chi? Attraverso Gesù. Dio si fa uomo, e si fa comprendere da me. E allora quando io dico: ma Dio come ama? È una domanda, no? Dio come ama? Bene, Gesù dice: guarda me. Ma Dio come ha misericordia degli altri? Ma come? Bene, guarda me, dirà Gesù. Ma come si fa a voler bene a una persona totalmente? Gesù dirà: guarda ancora me, io sono il volto del Padre, io sono le mani del Padre, io sono Dio.
e mi faccio comprendere, allora la mia mente un pochino, questo buco un pochino riesce a cogliere, un pochino però bambini, un pochino, fratelli carissimi, un pochino riesce a cogliere questo mare, un pochino, ma lo riesce a cogliere. Perché? Perché è il mare che si è fatto conoscere. Che bello! Poi un'altra cosa, bambini, noi stiamo dicendo che è la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e noi diciamo una cosa molto importante: Dio è amore. E amore, sapete che cosa significa la parola amore? Fratelli, lo sapete che cosa significa? Adesso bambini, attenzione che questa parola viene un po' strabusata, no? Io amo la mia macchina, io amo il mio cane, io amo il giardino che ho a casa, io amo Nicola, Giovanni, Maria, Francischella, già è diverso, no? Si ama una persona, ma amare le cose, quella è idolatria. Io amo qualcosa. E la parola amore che significa? Significa, l'ho detto anche ieri, bambini, attenzione, che questo è un passaggio bellissimo, se lo capirete adesso vi accompagnerà per tutta la vita. La parola amore significa che io ho bisogno di un altro o di un'altra persona, sono mancante, ho detto un po' così per scombussolare un po', sono un bisognoso, sono un povero. Chi è il povero, bambini? Colui che ha bisogno. Bene, chi ama sa che è povero, perché ha bisogno dell'amore dell'altro. Allora che cosa fa? Chi è dell'amore? Vuole essere amato. Dio è amore, Dio è l'essere perfetto, come si diceva al catechismo di Pio X. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo. Eppure questo Dio perfetto si fa bambini, si fa povero, cioè ha bisogno di essere amato, è mancante di qualcosa. E allora che cosa fa? Ama e vuole essere riamato. Si fa uomo, si fa conoscere, come uomo ama Dio, perché l'uomo sente che è mancante d'amore e che quest'amore lo può ricevere solo da Dio. Quest'amore fra Gesù e Dio Padre, questa mancanza, si colma con lo Spirito Santo. Guardate, bambini, quando mamma e papà si sono voluti bene, si sono amati, perché il papà si sentiva mancante, aveva bisogno dell'amore della mamma e la mamma aveva bisogno dell'amore del papà, cioè marito e moglie. Bene, quest'amore si è colmato. Come? Chi è nato, bambini? Noi. L'amore genera sempre. L'odio mai. L'odio distrugge, bambini. L'odio distrugge. Non odiate mai. Chi odia sta cadendo giù al precipizio. Perciò chi odia, attenzione, andatevi subito a confessare, perché è una cosa bruttissima. L'amore invece genera, e fra un uomo e una donna, marito e moglie, bene, genera il frutto dell'amore. Padre, il Padre che ama Gesù, Gesù che ama il Padre, genera lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio che viene riversato in noi. Allora bambini, adesso voi state prendendo in una giornata bellissima questo Dio che è amore, che si fa povero. Ma voi avete capito che cosa succede, bambini? Ma tra poco avete capito che succede, e anche chi è confessato, eccetera, eccetera, fratelli carissimi, noi forse non ci facciamo caso, forse siamo troppo abituati alle messe, noi dobbiamo un po', e infatti stiamo tornando, che adesso andremo a fare le messe nelle catacombe, tra poco, ogni tanto mi tocco la testa, che per adesso c'è ancora, non so, fra qualche anno, no? Bambini, ma avete capito che cosa succede? Questo mare che non si può comprendere, questo Dio immenso, tra poco si è fatto uomo, no? Gesù. Poi si fa pane. Ma voi capite che tra poco questo Dio
che è un qualcosa di enorme, si fa piccolo, si fa pane. Bambini, entra dentro di voi, entra dentro di noi. Il creatore entra nella creatura. Se sono fesserie, babù, stiamo dicendo fesserie, ma se è la verità, com'è la verità? Ma voi capite voi quanto valete? Ma tu hai capito quanto vali? Devi dire vicino, voglio, devi dire vicino a mamma, mamma, ma tu hai capito quanto, chi è tua mamma? Dici, mamma, ma tu hai capito io quanto valgo? Io valgo l'amore di Dio, e questo vale anche per voi. Io valgo l'amore di Dio, cioè questo Dio che non si fa capire perché è troppo grande, questo mare si fa piccolo, si fa pane. Quando voi per la prima volta adesso venite qua, bambini, e il sacerdote dirà corpo di Cristo, corpo di Gesù, corpo di Dio, cioè questo è Dio, voi direte, come lo diranno anche gli amici, amen, così è, vieni Maranatà, vieni Signore, e voi diventate che cosa? La casa di Dio, il paradiso di Dio. Guardate che non è, noi invece andiamo così, va poi a messa, non ci va. Genitori, genitori, non fate che questa è la prima comunione e sarà, non dico l'ultima, ma verranno due o tre apprese, poi dopo tutto è finito, basta, ma pazziamo. Perché i vostri figli vi diranno, e lo dovete fare, bambini, lo dovete fare. Mamma, papà, ma tu una volta mi hai fatto prendere la prima comunione, ma la domenica è importante andare a messa? Sì, figlio mio, tu Gesù qua lì nel cuore, sì, e tu perché non vai? Ditelo ai vostri genitori, mamma perché non vieni? Papà perché non vieni? Andiamo tutte e tre, tutte e cinque, quando noi siamo, andiamo a messa, dove questo Dio, bambini, adesso si fa pane, e il pane nutre, e il pane dà forza, e il pane dà amore. E allora ringraziamo il Signore per oggi. Adesso, quando verrà il momento della prima comunione, avvertite questo, mi piace questa immagine, tra poco io sarò il paradiso di Dio, io sarò la casa di Dio, io sarò, è bella più di dire la casa, la tenda di Dio, la Shekinah. La Madonna è stata la tenda di Dio anche perché è rimasta incinta. Ma voi, io, abbiamo la fortuna, i cristiani hanno la fortuna di avere questa presenza di Dio, essere tenda di Dio tutti i giorni, veramente, tutti i giorni, tutti i giorni. Ma a noi ci è chiesta la domenica, perché è il giorno della resurrezione. Allora bambino, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, perché se voi adesso questo Dio che verrà ad abitare dentro di voi, voi siete quel buco sulla spiaggia che si riempirà di mare. Sì, non tutto, perché non ce la facciamo, ma una parte di mare è dentro di me, tanto che anch'io un giorno sarò come il mare. Auguri, veramente auguri, fratelli e sorelle, veramente che questi bambini possano diventare santi. Il santo chi è? È colui che è stato inabitato, inabitato da Cristo Gesù attraverso l'Eucaristia e la sua vita, tutta la sua vita. Tanto che quando ci presenteremo davanti a Gesù, a Dio, Dio dirà: mi confondo con il mio figliolo. Quando vedo te, ce l'ha giù te. Come ti chiami? Nello. Nello rappresenta tutti adesso in questo momento, tutti qua. Dio ti dirà: Nello, fra 100 anni però, no? Nello, quando vedo te mi confondo con mio figlio Gesù. Mi confondo perché hai lo stesso cuore. Io vi auguro questo. Tanti, tanti auguri. Amen.
ci mettiamo in piedi e diciamo tutti quanti insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo, Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione. Fratelli e sorelle, il risorto è presente in mezzo a noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. A Lui, mediatore fra Dio e gli uomini, affidiamo le nostre fatiche e le nostre speranze. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, proteggi il tuo popolo. Metto. Sotto la guida del Papa e dei Vescovi, si manifesti sempre e dovunque come un popolo adunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, proteggi il tuo popolo. Perché i sussulti di violenza che sconvolgono la vita degli uomini in tante parti del mondo possano essere superati dalla sincerità e comune ricerca di giustizia e di pace. Preghiamo. Signore, che le nostre comunità cristiane siano luoghi dove tutti possano sentirsi accolti, compresi e amati. Preghiamo. Signore, perché le nostre famiglie siano la prima scuola di vita cristiana attraverso la preghiera, la fraterna carità e il reciproco perdono. Preghiamo. Signore, per noi bambini che prendiamo per la prima volta l'Eucaristia, fa, o Signore, che resti un punto luminoso in tutta la nostra vita. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, dei doni ricevuti, del lavoro, della creazione, della vita, dei frutti della terra e del lavoro degli uomini. Ti preghiamo per il sacrificio di tuo Figlio, Cristo Gesù, di renderci degni di cibarci del suo corpo, del suo sangue e del suo amore, oggi e sempre. Amen. Calice e patena, corpo e sangue di Gesù. Thank you.
calice e patena, corpo e sangue di Gesù, offerto al Padre per la remissione dei peccati, per liberarci da ogni male e insegnarci l'amore fraterno. Pisside, queste ostie da poco consacrate si trasformeranno nel tuo corpo, Signore. Fa che la nostra anima sia pronta ad accoglierti. Ampolline, l'impegno che noi ci prendiamo, Signore, è di essere trasformati da te per essere purificati dalla tua bontà. Pergamene, per ricordarci, Signore, che oggi per la prima volta sei entrato nei nostri cuori vivo e vero. Cesto, ti ringraziamo Padre e ti offriamo i doni della terra, trasformi il lavoro dell'uomo in preghiera, lode e ringraziamento. Fiori, Signore, accetta questi fiori, segno del nostro amore per te, insegnaci la semplicità e l'umiltà che essi rappresentano. Luce, Signore, illuminati dalla tua luce, rendici forti i testimoni della tua parola per annunciare a tutti il regno di Dio. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode. Bambini, questo è un momento importantissimo e bellissimo. Ponete attenzione a questo momento. Gesù si fa pane. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Guardate verso l'altare, bambini. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il grande dono della pace. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh,
Allora, un po' di attenzione. Adesso facciamo così. Verranno primi i bambini della prima comunione in fila, o comunque come hanno predisposto le catechiste, e i genitori stanno tutti ad arco, a cerchio, con i propri bambini. Dopo che i bambini hanno fatto la prima comunione, verrà torto l'inginocchiatoio e poi il popolo di Dio può venire a prendere l'Eucaristia.
Signore, ti vogliamo ringraziare per il dono fatto a questi nostri figli. Oggi in questa comunità hanno celebrato per la prima volta l'Eucaristia nel giorno del Signore. Tu li hai condotti per mano all'incontro con te e ora ti sei donato a loro come pane di vita. Concedi che nel loro cammino ti scelgano sempre come cibo che nutre e fonte che disseta, e a noi genitori qui riuniti dona la forza di accompagnarli con amore all'incontro con te, perché possiamo conservare a lungo la fede e la gioia di questo momento. Amen. Ci mettiamo in piedi. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Sedetevi un minuto. Devo dire una cosa importante. Avete visto, abbiamo cambiato un po' la forma, per chi ha fatto le comunioni gli anni passati, un po' la forma del prendere la comunione dei bambini. Io vi voglio spiegare anche il perché. Vi ricordate quando si diceva la messa, il sacerdote diceva la messa di spalle? Ai più anziani, ne vedo tanti. Comunque, un tempo si faceva la messa di spalle e sembrava un fatto tutto del prete. Poi si girava, e infatti perché vedo qualcuno dei più grandi che fa il ministro straordinario, perché c'era il campanello? Perché si diceva in latino di spalle, per far destare le persone si suonava il campanello quando c'era l'elevazione. Questo è il motivo del campanello. E sembrava un fatto tutto suo, del prete. Poi, ringraziando Dio, con il Concilio Vaticano II, così vis-à-vis, cioè si guarda per tanti motivi teologici e pastorali. Vedete, è bello venire il bambino che fa la prima comunione con i due genitori, ma sembra un fatto loro personale. Noi siamo comunità. I protagonisti sono solo i bambini, i protagonisti. Poi siamo comunità. Allora tutta la comunità gioisce di questo momento. I genitori stanno lì per dire: guardaci, siamo sempre presenti. Ma insieme c'è la comunità, perché possa vedere un membro battezzato della Santa Chiesa che sta prendendo la prima comunione. Allora noi faremo così sempre per le prime comunioni, va bene? È la comunità, è la comunione che è importante, non è mai un fatto personale e privato. Ci mettiamo in piedi. Sì. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. E adesso, come ricordino, si darà la pergamena della prima comunione ai bambini. Grazioso Patrizia. Grazioso che graziosa. Loffredo Manuel. Lupoli Ciro. Pezzella Pasquale. Chiacchio Alessia. Pietrolungo Aniello.
Migliaccio Anna. Gallucci Ludovica. Galluccio. D'Antonio Filomena. D'Antonio Teresa. Fontana Simona. Quasi mi confondo. La benedizione? Aspetta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo un applauso a questi bambini.